Buonasera, iniziamo col botto. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie da parte di Legalitria per aver accettato l'invito a questa serata molto particolare, molto speciale. Siamo onorati di avere qui con noi una persona, una donna coraggiosa come Piera Aiello. Legalitria offre la possibilità di ascoltare testimonianze di persone che possono sembrare di vivere in una fiction, ma in realtà sono storie vere che richiedono tanto coraggio. Non si è mai misurata con quello che ha raccontato e, sentendo la sua storia, leggendo le sue dichiarazioni, io la considero come ghiaccio nel deserto, come un ossimoro, cioè qualcosa che esiste in un territorio pur non essendo stato mai corroborato da quel territorio, dalla parte negativa di quel territorio. Prima di sentire insieme alla siamo qui a, per i saluti istituzionali, che prego di essere brevi, i rappresentanti delle istituzioni che sono presenti questa sera, che hanno deciso di onorarci della loro presenza, ma soprattutto Antonio Bufano. Grazie mille. Dice non si sente, scusate, qualcuno lamenta, si sente bene? Vedete adesso perché dobbiamo aggiustare il microfono. Intanto buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti, saluto istituzionale, lo devo dare per, sia per conto mio, personale, sia per conto dell'amministrazione comunale. Si sente malissimo. Si è venuto. Quindi, comunque sono i saluti, non è che sto dicendo niente, quindi sono i saluti. Quindi è una serata particolare. Abbiamo qui un ospite particolare, credo che l'argomento che noi andiamo a discutere è quello che per lei è stata un'esperienza negativa, noi la dobbiamo trasformare tutti noi in un'esperienza positiva, perché non tutti hanno il coraggio di fare queste cose che ha fatto la nostra senatrice. Io credo che questa storia non finirà mai, però se ognuno di noi è responsabile e comincia a capire quali sono i criteri della legalità, della trasparenza, noi credo che andremo avanti sempre essendo migliori di altri, però diciamo che dipende da noi, dobbiamo essere attenti, vigilare e stare attenti, perché non tutti i giorni si trovano persone coraggiose come la senatrice. Io vi do il benvenuto, vi do tanti auguri e spero che raccogliate il meglio di questa serata. Grazie mille. Grazie. Intanto posso dire che ci dispiace che siate in piedi, siamo contenti invece che la sala sia gremita di gente. E continuerei con l'avvocato Viviano Giuliani, che è presidente del Consiglio Comunale di Alberobello. Prego di là. Ah, se no glielo do io, così si... No, vai, sistema. Buonasera a tutti. Porto i saluti del Consiglio Comunale di Alberobello che oggi rappresento e in particolare all'onorevole Aiello, le do il benvenuto anche da parte dell'amministrazione comunale e naturalmente ringrazio Legalitria per l'evento che ho organizzato stasera, ma per l'impegno su un tema importante che è quello della legalità. L'amministrazione comunale di Alberobello è sensibilissima a questo tema, noi ci siamo insediati a giugno, però abbiamo già immaginato di organizzare degli incontri di formazione politica e amministrativa per i consiglieri comunali, tutti di maggioranza e di opposizione, che abbiano come tema anche e soprattutto quello della legalità, perché la legalità e l'amministrazione della cosa pubblica sono due cose che devono andare di pari passo e quindi è un tema importante a cui ci teniamo. Abbiamo cercato di coinvolgere Don Rocco D'Ambrosio, presidente dell'associazione Cercasi un Fine, docente della Università Pontificia Gregoriana di Roma, docente negli Stati Uniti, un prete che ha fatto dell'impegno politico un
tema fondamentale. È quello della legalità è stato un suo tema fondante di incontri e di scuole politiche, perché per lui il buon amministratore non può uscire da parametri fissi che sono quelli della legalità. Questo è un piccolo gesto che noi vorremmo fare, perché la solidarietà a persone come l'onorevole Aiello si dà non solo a parole ma anche con piccoli gesti che devono essere importanti. Grazie mille. Questa sera sono presenti tutti i rappresentanti di Legalitria a livello di Valle d'Itria, per cui non li facciamo parlare perché siamo interessati alla sua testimonianza, però ringraziamo della presenza e continuiamo con le istituzioni, perché è importante che le istituzioni testimonino la vicinanza al tema della legalità. Chiamiamo per i saluti istituzionali il vice sindaco del comune di Cisternino, il dottor Roberto Pinto. Grazie, buonasera a tutti. Porto il saluto del sindaco Lorenzo Perrini e di tutta l'amministrazione comunale di Cisternino. Ringrazio per l'invito e gli organizzatori per questa interessante e formativa iniziativa. Saluto la deputata Piera Aiello, che accolgo insomma con gli altri in Valle d'Itria. Lei penso sia un esempio che possa guidarci tutti nella vita quotidiana, sia noi amministratori che sia come amministratori, nel mio caso, nel caso degli altri che hanno parlato, che come semplici cittadini, imprenditori, lavoratori. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Quest'anno, in occasione del trentennale, come amministrazione della strage di Capaci, che diciamo ha squarciato un po' il velo in maniera traumatica sulla realtà della mafia, perché ancora all'epoca, prima della strage di Capaci, forse molti ancora tentavano di negarne addirittura l'esistenza. E abbiamo cercato di coinvolgere molto le scuole e quindi di fare un lavoro con i professori delle scuole medie e delle superiori in particolare, proprio per fare cultura antimafia in maniera concreta a partire dai più piccoli. Grazie. Grazie. L'esempio di questa comunità di primi cittadini o insomma di persone impegnate nella politica è piacevole, perché Legalitria nasce proprio come un insieme di comuni che collabora per rafforzare la vicepresidente del Consiglio Comunale di Martina Franca, Angelita Salamina. Buonasera a tutti, grazie a lei onorevole per essere qui e per portarci la sua esperienza. Io non voglio ripetermi in quello che i miei colleghi hanno detto, che sposo ovviamente in pieno. Vorrei solamente fare un piccolo appunto sui nostri giovani, sui ragazzi, su quello che Legalitria già fa da tanti anni, da che è nato il progetto, e io sono, come dire, grata a Legalitria perché mi ha dato la possibilità di essere il collante tra il comune e la scuola. Io sono un educatore, quindi sono tra i giovani e vivo quotidianamente, giornalmente le loro difficoltà e le loro problematiche, per cui l'esperienza che poi portiamo nelle scuole è altamente educativo e formativo, perché viene fuori un mondo. Quindi ancora grazie per quello che lei ci porterà stasera, che sicuramente, di cui sicuramente noi faremo tesoro e trasmetteremo ai nostri giovani. Grazie. Entriamo nel vivo di Legalitria con una delle anime di questa associazione, Leo Palmisano. Non so se ci siamo riusciti. Oggi c'è stato un brutto omicidio nella marina di Vieste, tra gli ombrelloni. Poche settimane fa, due omicidi a Foggia, ma forse la settimana scorsa. Un terrificante assalto a Portavalori, qui vicino a Turi, 12 arresti. Sappiamo che gli arrestati, molti dei quali minorenni,
sono stati trasferiti in un carcere quasi di massima sicurezza perché affiliati, minorenni. Allora, il compito di Legalitria, cioè aver trasformato un'associazione culturale in un'associazione di promozione sociale, significa innanzitutto, lo dico agli amministratori presenti, poter drenare fondi, penso a quelli di Fondazione Con il Sud, anche per lavorare intorno all'animazione sociale dei beni confiscati. Martina Franca ne ha, penso, almeno uno importante. Individuare in rete delle destinazioni d'uso, facendo aggregazione per trattenere i giovani buoni. Temo che non stiamo trattenendo proprio quelli buoni, perché non hanno quelle, tu lo sai, siamo anche confrontati su questo, necessarie opportunità di aggregazione. Compito nostro, di tutti quanti, di tutta la comunità, è portare a individuare i valori pieni, che sono quelli sani. Sennò, come diceva il compianto Omar Calabrese, a furia di andare sui valori vuoti, no, nella mia città poche ore fa c'è stato un doppio stupro. È un tentativo da parte di un minore barese verso una sua coetanea, sempre barese, 2 settimane fa. C'è qualcosa che mi preoccupa profondamente. Tra questo, chiudo, la tossicodipendenza. Dobbiamo cominciare ad occuparci, ammettere l'esistenza. Più volte i parroci di strada ci hanno sollecitato e stanno sollecitando i genitori a oggettivare questa condizione, cioè ad ammetterla, ammettere l'esistenza del fenomeno che sta arricchendo molto le mafie, dove noi ci impoveriamo al sud, ce lo dice lo Svinez. Una volta che l'abbiamo ammesso, si può, come dire, risollevare le sorti di quella generazione. Chiudo. Legalità è per loro, non è per noi, non è un fatto nostro, è soprattutto per le nuovissime generazioni. Essere arrivati alle scuole elementari è la cosa più bella. Essere arrivati ai detenuti, grazie al patrocinio del Ministero della Giustizia, è una cosa che ci deve riempire di orgoglio, perché in Italia non lo sta facendo nessuno. Quindi dalla Puglia e da questo territorio parte una cosa straordinaria che non morirà mai, spero. Grazie. A questo punto chiudiamo gli interventi con il nostro Antonio Salamina, che ha voluto fortemente che l'associazione Legalitria diventasse un'associazione di promozione sociale. Quindi grazie a lui e lo preghiamo di intervenire. Buonasera a tutti, sono molto felice di vedere tanta partecipazione. Evidentemente il tema è di stringente attualità e coinvolge. Naturalmente non deve solo coinvolgere accademicamente, qui non deve essere un momento folcloristico, La legalità è un modus operandi, un atteggiamento quotidiano. E a questo proposito voglio precisare cos'è l'associazione Legalitria. E lo voglio precisare magari dicendo quello che non è. L'associazione Legalitria non aggrega dei professionisti della legalità, dei professionisti dell'antimafia. Noi non saliamo sul pulpito per insegnare qualcosa. L'associazione mette insieme persone che vogliono riflettere su questo tema e vogliono farlo soprattutto, come ha detto Leo Palmisano, attraverso i giovani, con i giovani e per i giovani. Noi ormai da 4 anni, grazie a Leo che è l'anima di Legalitria, io lo ringrazio tantissimo perché quando mi ha proposto questa cosa l'ho accolta con molto entusiasmo. Noi da 4 anni facciamo un festival che è il più grande forse progetto lettura d'Italia, lo portiamo in tutte le scuole, stiamo in decine, forse centinaia di comuni, centinaia di scuole, quindi migliaia di giovani partecipano a questo progetto lettura. Legalite che fa? Regala i libri ai giovani e poi i giovani leggono i libri con i loro docenti e al termine di un percorso si confrontano con gli autori. Quindi un'idea di legalità in itinere che si mette in discussione ogni giorno. Nel senso che l'ho perseguitata davvero al limite della denuncia da mesi.
grazie a Dio non mi ha annunciato. Perché sono contento? Apprezzo, ammiro Piera non per quello che è adesso. Piera è una senatrice della Repubblica. Ricordiamolo, nel 2019 Piera è stata eletta tra le 100 donne più influenti nel mondo dalla BBC. Forse voi non lo sapevate, eh? Però questo è Piera. Io non l'apprezzo per quello che ha adesso, è troppo facile apprezzarla per quello che ha adesso. Io apprezzo Piera per quello che è stata 30 anni fa. Parliamo degli anni 90, quando ancora dovevano scoppiare le stragi, ancora doveva verificarsi la strage di Via D'Amelio, la strage di Capaci, le stragi di Roma, Firenze, eccetera. Ecco, Piera ha il coraggio di mettere in discussione la sua vita, uscendo fuori da un sistema. Piera non è una pentita, è una testimone di giustizia, che è un'altra cosa. Esce fuori da quel sistema e lo combatte. E lo combatte mettendo a repentaglio la sua vita. Ecco, mettetevi nei panni di Piera 30 anni fa. Quanto è difficile rinunciare ai propri sentimenti, ai propri affetti, alla propria vita sociale, andare via dalla propria città, sotto copertura, vivere nell'annominato per 30 anni. È una cosa difficilissima, complicatissima. Per alcuni versi io guardo alla tua vita come guardo alla vita di Peppino Impastato, la stessa parabola esistenziale, identica. Solo che Peppino non ha avuto la possibilità di continuare a testimoniare la puzza della mafia. La mafia è una montagna di merda, diceva Peppino Impastato. Bene, Piera nei fatti, nei comportamenti lo ha dimostrato, che la mafia è una montagna di merda. Io mi taccio perché siete venuti qua per ascoltare Piera. Ti ringrazio davvero, Piera, veramente, perché non era facile che tu accettassi a Locorotondo di parlare ai locorotondesi. Mi fermo qui. Grazie, Piera. Allora, cominciamo, entriamo nel vivo di questa intervista a due alla nostra Piera. Molti di voi avranno avuto la possibilità di vedere le varie interviste che ha rilasciato in televisione, sempre con una aplomb straordinaria. Io ti ho ammirata tantissimo nel modo proprio di rapportarti a tutti gli intervistati, con un garbo, una delicatezza e una dolcezza che è rara. Cioè, la tua, ecco, io non ho visto la rabbia nei tuoi occhi, ma vedo la forza e il coraggio, che è una cosa bellissima, perché nelle sue condizioni forse io sarei stata più arrabbiata, invece lei ha gestito questa rabbia in maniera lodevole. Comunque penso che appunto siate qua perché molti di voi la conoscono. Piera, a soli 13 anni, incontra l'uomo della sua vita, che non era proprio l'uomo che desiderava, costretta quasi al matrimonio da un suocero invadente. Ha vissuto quindi gli anni dell'adolescenza in questa città, in questo paesino, più paesino. È costretta al matrimonio a soli 18 anni, dopo soli pochi giorni dal matrimonio e durante il suo viaggio di nozze c'è la morte del suocero, una morte violenta, un suocero che poi insomma è particolare, viene chiamato anche paciere, finché nel 91, il 24 giugno del 91 assiste all'omicidio del marito. Quindi la mia domanda è, ho visto che tu rispondi lentamente a tante domande, noi abbiamo cercato di essere sintetiche, di lasciarti lo spazio per raccontare, quindi con la prima domanda voglio che tu ci ricordi gli anni della tua adolescenza e anche del tuo matrimonio, come li hai vissuti, dove hai trovato la forza, io penso un po' anche nella tua famiglia di origine, e se c'è stato qualcuno in quegli anni, prima di incontri particolari, se c'è stato qualcuno che ti ha dato appunto lo stimolo per affrontare quei giorni di, anche di violenza con tuo marito. Allora, è difficilissimo stasera, comunque cercherò di essere sempre quella che sono, perché come dicevi tu, io ho sempre affrontato tutto quanto con la massima serenità. È una serenità non che trasmetto, ma che sento dentro.
e questa serenità mi ha aiutato ad andare avanti negli anni. Prima di tutti devo ringraziare Antonio, che è vero, mi insegue da tantissimo tempo, però non vado a spiegare il perché, ma mi è stato difficile essere qui stasera, però l'ho fatto con molto piacere. La mia vita si può dire in un batter d'occhio, perché io all'età di 14 anni incontro nella mia strada il figlio di un boss mafioso, sono stata costretta a sposare questo ragazzo da mio suocero, perché se non avessi sposato questo ragazzo avrebbe ucciso la mia famiglia. Noi parliamo degli anni 80-90, dove non si sentiva parlare di mafia, dove non c'erano associazioni, dove a scuola si parlava di tutto, ma non di questo problema enorme. Si faceva finta che non esisteva. Però io ci sono finita senza volerlo. E all'età di 18 anni mi trovo a prendere una decisione, se sposarlo o far ammazzare la mia famiglia, perché in quegli anni il mio paese è Partanna, provincia di Trapani, è un paesino di 15.000 abitanti, tipo Locorotondo, dove è bellissimo il mio paese. Io ancora ora, quando parlo di Partanna, mi batte forte il cuore. È come quando uno di voi passa e vede il campanile di Locorotondo. È la stessa sensazione che ho io nel cuore ogni volta che vado nel mio paese. E ancora lo porto sempre dentro, mi sento partannese in tutto. In quegli anni, era gli anni di piombo che c'era in quella valle del Belice. Non c'era una famiglia dove non c'era un morto ammazzato, non c'era una famiglia dove non c'era una vedova o orfani. E molto spesso è capitato che gente andava la mattina in banca, si uccidevano fra di loro, ma uccidevano anche i passanti. Era un mattatoio. E la cosa che mi dava sempre sui nervi era queste vedove che si mettevano quel fazzoletto nero in testa e magari quando uscivano incontravano chi aveva ucciso il proprio familiare e stavano lì, convivevano. Quando invece hanno ucciso mio suocero e dopo qualche anno hanno ucciso mio marito davanti ai miei occhi, cosa che non era mai successa, perché di solito ammazzavano lontano dai familiari. Invece io ero a neanche 2 metri da mio marito, è stato ucciso. Ha rischiato pure la vita. Sì, gli hanno sparato con fucile, canne mosse e pallettoni, la classica lupara. Io sono sopravvissuta soltanto perché lui mi diede uno spintone e sono andata a finire addosso a uno di loro, e nello stesso momento ho acchiappato il fucile e mi è rimasto il calcio del fucile in mano, perché volevo difenderlo, ma non è stato possibile. Subito dopo ho detto basta, tutto questo deve finire, non era possibile. Allora non c'erano le leggi che ci proteggevano, però capivo che tutto questo doveva finire. Sono andata dal maresciallo del paese, che si chiama Francesco Custode, e lui, perché sapete, anche in mezzo alle forze dell'ordine c'erano quelli che erano collusi con i mafiosi. Lì è una terra dove ancora c'è molta collusione con le forze dell'ordine, ma anche con la magistratura. Siccome io lo conoscevo ed era, sai, come quei marascialloni di un tempo, col baffo tutto altezzoso, non accettava il caffè da nessuno, e quando vado da lui gli dico: io so tutto. Perché? Faccio un passo indietro. Dall'età di 14 anni, quando vivevo le varie situazioni in quella famiglia e veniva a sapere di omicidi, veniva a sapere dove tenevano le armi, veniva a sapere dove tenevano la droga, veniva a sapere dove la raffinavano, non è che potevo avere un'amica del cuore e dirgli: sai, c'è sta cosa, la mia amica se ne sarebbe scappata a gambe levate. Allora ho adottato un sistema, avevo dei diari, un diario per ogni anno, e giorno per giorno solo di morti ammazzati, insomma, anche di quello che mi succedeva personalmente. Questi 10 diari di questi 10 anni li ho presi, e poi dopo mi sono serviti per denunciare il tutto, perché lì c'era proprio sistematicamente scritto tutto, come faccio ancora adesso. E niente, quando chiamo questo maresciallo gli dico: senti, io ho bisogno di denunciare perché devo dire tante cose.
E lui mi dice: dobbiamo capire dove andare, dammi 2 giorni di tempo. Dopo 2 giorni mi fa andare a Terrasini, un paesino vicino Palermo, dove trovo un tavolo grande come questo e della gente seduta dietro. Uno fra queste persone che mi ha dato subito nell'occhio era un uomo col baffetto brizzolato e una sigaretta a mezz'aria. Quando lo vedo e vedo tutta quella gente, calcolato, io avevo 23 anni, non sapevo neanche parlare bene l'italiano. Ho paura e gli dico al maresciallo: ma dove mi hai portata? Mi ammazzano. E lui mi fa: qui è l'unico posto dove non ti ammazza nessuno, ma tu non devi dire nulla, ascolta quello che hanno da dirti. Questo personaggio brizzolato capisce che io ero intimidita e mi dice: senti, facciamo una cosa, prima di tutti presentiamoci, io mi chiamo Paolo Borsellino. Ma lui me lo dice con quell'accento marcato palermitano che aveva, e io faccio: veramente lei con questo accento mi sembra un mafioso. E lui scoppia a ridere. A un certo punto capivo che era una persona importante, e siccome le persone importanti nel mio paese si facevano chiamare onorevoli, e faccio io: senta, scusi, onorevole. Lui fa: alt, dice, prima mi chiami mafioso, ora onorevole. Dice: con tutto il rispetto, parlando per la categoria, me la stengo bene dall'essere onorevole, sono un semplice procuratore della Repubblica, ma onde evitare che tu mi chiami con qualsiasi altro appellativo che non mi piace, ci chiamami zio Paolo e non se ne parla più. Da allora io, mia figlia, ma anche Rita Atria dopo, quando inizia anche lei a denunciare, lo abbiamo sempre chiamato zio Paolo. Lui era il Paolo Borsellino nazionale ed è stata la persona, per noi è stato un padre, un amico, la spalla dove abbiamo pianto, perché sai, prendere di punto in bianco e andartene dalla tua terra e lasciare i tuoi familiari, la tua casa, le tue amicizie, le tue abitudini, tutto quello per cui hai lavorato una vita, e mettere la tua vita dentro 2 valigie, perché avevo 2 valigie, una piena di giochi e una piena di abbigliamento, non è facile, non è da tutti, ma era talmente la voglia di giustizia, di verità, di pulizia che avevo, che io ho dato un calcio a tutti, sono andata da mio padre, che mi ha insegnato una parola importante nella vita, e io vi consiglio di adottarla. Mio padre mi ha detto: la parola a cui devi fare sempre riferimento è il rispetto. Rispetto per le persone, per gli animali, per le cose, per l'ambiente, il rispetto delle leggi. E io quello ho fatto. Mi sono presa la mia valigia, mi sono presa la mia bambina di 3 anni e sono andata via dal mio paese. Sono andata via e ho iniziato a denunciare tanta gente, tanti boss mafiosi della Valle del Belice. E iniziò questo percorso di testimonianza. Pensate che non c'era neanche la legge sui testimoni di giustizia, perché io inizio il 30 luglio 1991. La legge sui testimoni di giustizia arriva nel 2001, dopo 10 anni. Io ho fatto proprio un salto nel buio, non sapevo neanche quello che mi stava succedendo. Pensate che quando tu entri in questo programma di protezione, che adesso si chiama Servizio Centrale di Protezione, quando io sono entrata non esisteva, c'era l'Alto Commissariato, dove insieme eravamo collaboratori e testimoni. Collaboratori sono i famosi pentiti, persone che hanno commesso un reato, che per convenienza, perché hanno rimorsi di coscienza, per tutta una serie di cose, denunciano, ma comunque sono delinquenti. Invece io ero insieme a queste persone, non avendo mai commesso un reato, non avendo mai avuto manco mai una multa, però la mia voglia di giustizia era talmente tanta che avevo deciso di denunciare. E insieme a me denuncia pure Rita Atria, che era la sorella di mio marito, e insieme anche altre 2 donne, eravamo 4 donne della Valle del Belice, però loro erano collaboratrici di giustizia perché stavano nel sistema. Abbiamo denunciato una 50ina di persone di tutta la valle, compresa parte di Agrigento, Trapani, insomma un bel po' di roba. Se mi chiedi quanti anni hanno avuto queste persone, che condanne, io non lo so, non l'ho mai voluto sapere. Io le ho assicurate alla giustizia e il mio compito è finito lì come tribunale. Però ho deciso di fare una cosa, che la mia denuncia non doveva finire in un'aula di tribunale. Subito dopo la morte di Rita, perché Rita dopo 1 anno è morta, si è suicidata dopo la morte di Paolo Borsellino, ho deciso di fare il mio pellegrinare nelle scuole d'Italia e fuori Italia. Sono 31 anni che io vado in tantissime
tantissime scuole. Pensa, solo quest'anno, da gennaio a maggio, io sono andata di persona in 150 scuole, più tutte quelle online. Anche durante il Covid io mi sono collegata online per parlare con i ragazzi, per portare la storia di Rita Atria. Perché ti dico questo? La mia storia è importante, va benissimo, però credimi, non lo faccio per falsa modestia. Io ho fatto il mio dovere di cittadina, non ho fatto null'altro. Non ho fatto grandi cose, non sono neanche un eroe. Io ho fatto il mio dovere e il dovere che dovrebbe fare ogni cittadino italiano. Però ho portato avanti la storia di Rita, perché Rita era figlia di un mafioso, figlia di un boss mafioso. E lei ha denunciato la sua famiglia, perciò la sua denuncia ha molto più valore della mia. Io, la mia famiglia è una famiglia di pane e cipolla, noi se ce n'era ce n'era per tutti, se non ce n'era non ce n'era per nessuno, non è che avevamo tutti questi grilli per la testa. Però la sua denuncia è stata molto importante e alla morte di Paolo Borsellino non ce l'ha fatta e si è suicidata solo a 17 anni. E ho deciso che Rita Atria deve camminare sulle mie gambe, lo sta facendo da 31 anni, quest'anno è il trentennale anche di Rita Atria, l'abbiamo fatta a Partanna, un paese dove fino a non molto tempo fa, quando andavamo a ricordare Rita, non c'era un partannese. Adesso si stanno avvicinando piano piano, ma perché Partanna non è fatta di delinquenti, Partanna è fatta di persone per bene, sono pochi i delinquenti, però hanno paura. E io non li condanno per questo, però io ho fatto questa scelta ben precisa, una scelta difficile, una scelta che poi negli anni mi è costata tanta fatica, perché cambiare inizialmente tanti posti di località protette, fermarmi poi in una località protetta ben precisa che avevo scelto per rifarmi una famiglia, dove ho trovato un uomo eccezionale che mi ha sopportata, supportata e che mi ama e che amo la follia e che mi ha fatto rinascere. Perché dovete sapere una cosa, il mio bagaglio era un bagaglio molto pesante e io a quest'uomo non gli ho mai nascosto nulla, lui ha sempre saputo dal primo giorno chi ero io, non ho, infatti quando la prima volta glielo raccontai gli ho detto guarda quella è la porta, se vuoi puoi andare via ti capisco, perché non tutti possono prendere questo bagaglio pesante. Però io devo, lo voglio fare pubblicamente, voglio ringraziare lui e voglio ringraziare anche tanto la sua famiglia, che mi sono sempre stati vicino, che è diventata la mia di famiglia che io non ho avuto più vicino. E sono orgogliosa di loro e dei miei figli che ho adesso e che mi hanno anche aiutata in questo nuovo percorso politico che io poi ho intrapreso nel 2018. Nel 2019, come diceva Antonio, sono stata nominata fra le prime 100 donne più influenti del mondo, unica in Italia. Quando me l'hanno detto mi sembrava uno scherzo, manco l'avevo capito. E mi dicevano, ma cosa, come ti senti essere una fra le 100? Veramente mi sento sempre la stessa, sono onorata. Mi sentivo pure sinceramente pure in imbarazzo, perché te lo ripeto, io sono una donna semplice. Una donna che quando sto in famiglia sto con le mie ciabattine, mi vado a fare il sugo, cucino. Io sono una persona molto semplice. Quando sono in Parlamento sto lì e lavoro come una pazza, perché adesso sono in ero, che non è finita, Commissione Giustizia e Commissione Parlamentare Antimafia, dove ho portato avanti delle cose importanti, ho depositato due leggi. Adesso, se tutto va bene, verranno approvate delle relazioni importanti su testimoni, collaboratori, imprenditori vittime di racket e di usura bancaria. Tra l'altro stasera c'è qui uno dei miei consulenti che è venuto a vedermi, che è un avvocato di Bari, che mi ha aiutato tanto, perché io su molte cose, sai, non sono un avvocato, però ho avuto l'abilità di stare vicino con persone competenti alla materia, al quale io ho espresso il mio pensiero e loro l'hanno realizzato per me. Perciò tutto questo non è un mio lavoro, questo è un lavoro di equipe, di persone che mi hanno aiutato in questi 5 anni che sono stata in Parlamento. Adesso mi sono ricandidata, ti dico, non lo volevo fare perché non mi rispecchiavo più in nessun partito politico. Perché
non mi andava di buttare dalla finestra 30 anni di antimafia vera, perché io non amo andare a fare le passerelle. Queste serate così le faccio, ma per lo più non le faccio, vado nelle scuole. Preferisco confrontarmi con i ragazzi che mi danno tanto, non sono io che do, ma sono loro che mi danno tanto e mi danno la forza di andare avanti. E mi piace lavorare. Allora ho cercato in tutti i modi una mia collocazione, la meno dolorosa, ma ne ho trovato una proprio ad hoc, perché il mio nuovo capo è Luigi De Magistris, che è un ex magistrato, e con lui riesco a confrontarmi, a portare lavori che vogliamo fare insieme, ma non perché vogliamo farci le marchette personali per poi trovarci il voto, no, lo stiamo facendo perché dobbiamo lavorare per tutta l'Italia sull'antimafia vera e per aiutare chi denuncia, perché ultimamente fra la storia dell'ergastolo ostativo, fra la storia che qualcuno vuole eliminare il 41 bis, quelli sono cavalli di battaglia di Falcone e di Borsellino e non si devono toccare. E noi vogliamo ritornare in Parlamento proprio per questo, per essere un argine, per non far toccare queste leggi importanti che all'Italia hanno dato tanto. Perché il fenomeno mafioso che noi abbiamo in Italia e in tutta Europa non c'è. Noi dobbiamo andare in Europa a fargli capire che le nostre leggi sono giuste e che loro le vogliono eliminare e non va bene. Perché queste leggi ci hanno aiutato a far parlare gente, a disvelare la cupola mafiosa, a mandare tutta quella gente che è stata condannata grazie a Falcone e a Borsellino con il maxi processo. E adesso c'è un altro maxi processo in Sicilia che è sulla legge Antoci, quella sui contributi europei nell'agricoltura, e alla sbarra stanno il doppio dei mafiosi che hanno mandato in galera Falcone e Borsellino. Un altro processo importante che io ogni qualvolta ci sto lì e stiamo aspettando la sentenza. Io il giorno della sentenza sarò lì, perché queste persone le devo guardare negli occhi, perché sono le persone che hanno rovinato la mia terra. La mia terra è una terra bellissima, la Sicilia, ma è sventurata, come diceva Paolo Borsellino. Allora noi dobbiamo essere un argine, tutte le persone per bene dobbiamo essere un argine, perché loro sono molto meno di noi e devono capire che le regole si devono seguire, costi quel che costi. Io ho messo in conto da 31 anni che dal domani posso pure morire, ma venderò molto cara la mia pelle. Ce l'hai detto, ma soprattutto con quella del tuo primo marito, insomma, del mafioso, diciamo. Diciamo che hai detto bene, il ruolo della donna è importante, perché diciamocelo, noi facciamo finta che i nostri uomini comandano, ma questa cosa, bene o male, per non dispiacerci. Allora, il ruolo fondamentale è la donna per il sistema mafioso, perché nessun mafioso, tu devi sapere una cosa, i mafiosi fuori comandano il mondo, a casa non comandano per niente, e se la donna non gli sta vicino, neanche fuori comanda. Se non ha l'appoggio della donna fuori, non ha nessun modo di esistere, deve essere comunque appoggiato, perché porta avanti la prole per avere un seguito. Allora io ogni volta mi rivolgo a tutte le donne, io penso che nessuna mamma degna di essere chiamata madre possa permettere che il figlio diventi un picciotto o un mafioso. Una madre che degna di
di essere madre. Se è entro è complice. La madre che è madre non può, perché questa strada, queste sono due strade soltanto. Una è quella della galera, la seconda è quella della morte. E una madre non mette un figlio al mondo per farlo ammazzare o per vederlo in galera. Allora la madre deve essere il fulcro di questa cosa. E se è il caso, non so se avete mai sentito parlare delle madri coraggio, che denunciano i propri figli per il bene dei propri figli, non è che sono caine, sono madri che amano veramente il proprio figlio. Questo è il ruolo di una mamma, questo è il ruolo di noi donne. E io parlo sempre con le mamme dei ragazzi che vanno nelle scuole, perché ci sono degli incontri con le madri. La donna è importante in questo, ha un ruolo fondamentale. Abbiamo visto le interviste anche Insider, non so se hai visto quella donna che era un capo mafia quando il marito era in galera, praticamente lei solamente per fare una semplice allusione hanno ammazzato un ragazzo. Allora, le donne siamo terribili, terribili. Allora dobbiamo dire, fermiamoci un attimo, cosa vogliamo per i nostri figli? Io a casa mia si mangia pane e verità, pane e giustizia, pane e legalità. Preferisco che mia figlia mi dica una cosa che ha combinato, una cosa che non va, che non che mi dica una bugia. Perché se scopro la bugia poi sono dolori. Io non do fiducia alla mia famiglia, al mille per mille. Ma se questa fiducia viene tradita, io in automatico chiudo i battenti, pure chi io ho messo al mondo. Cioè per me non esiste un perdono su qualcosa di così grave. Sarei la prima ad andare dai carabinieri e denunciarlo, subito. Ma con il tuo esempio è difficile che i tuoi figli si comportino male. E tornando al discorso delle donne, c'è la fortuna che tu hai avuto una figlia, perché quando sei rimasta incinta tu non volevi rimanere incinta. Perché era sperava di non esserlo, perché è difficile crescere un figlio in una famiglia di mafiosi. È stata fortunata perché è nata Vita Maria Atria, e che in effetti a soli 3 anni ha perso il papà, e quindi lei ha ricordi legati soprattutto ai racconti degli altri più che al vissuto. Però ho scoperto che ha collaborato in una narrazione nel libro di Dario Cirincione, Figli dei Boss, Vite in cerca di verità e riscatto. Una raccolta di interviste proprio figli di boss, di mafia, di 'ndrangheta, Sacra Coronita, eccetera. E quindi mi sono chiesta, quando hai sentito il bisogno di raccontare tu la verità, non la tua verità, a tua figlia, perché a 3 anni era troppo piccola. E, insomma, è stato difficile il tuo ruolo di mamma in quel periodo, prima di conoscere l'uomo della tua vita, insomma, è stato difficile crescerla, e come le hai insegnato a scoprire la verità? Allora, non si decide quando vuoi dire a tua figlia chi sei o chi era il padre, perché a me è successo che a Vita ho dovuto dire chi era il padre, ma è capitato per puro caso, avevo 11 anni quando ha scoperto veramente chi era il padre, e di lì abbiamo poi dovuto fare un percorso col psicologo, perché ha avuto anche dei problemi, e però grazie a questa persona che mi stava vicino siamo riusciti a superarlo, perché questa mia figlia adesso parla più con lui che con me, ha trovato proprio il suo punto di riferimento, qualsiasi problema è lui il suo punto di riferimento. Il problema è stato pure quando ho dovuto dire alla mia nuova famiglia, ai miei nuovi figli, che non sapevano che io ero Piraiello, perché io avevo un altro nome, e quando poi mi sono candidata ho dovuto dire che la loro mamma non si chiamava così ma si chiamava Piraiello. Però sempre grazie a questa persona gliel'ho detto, e con loro si è rinsaldato un legame ancora più forte, perché hanno capito il significato del mio gesto. Ascolta, io non avrei mai potuto guardarmi la mattina allo specchio, e
guardarmi con serenità come lo faccio adesso, pensando di essere connivente con quello che era successo nel mio paese. Io il fazzoletto nero in testa non l'ho indossato neanche per un momento, e l'ho rifiutato da subito, e di conseguenza quando ora guardo negli occhi i miei figli, io non ho bisogno di abbassare gli occhi, perché io sono così, per come mi vedi. Io sono una persona molto semplice, però con dei valori molto molto radicati, e non penso di poter cambiare idea su tutto questo. Glielo dimostro giorno per giorno, con loro parlo di tutto, perché è giusto che i genitori ci rapportiamo, ci confrontiamo, pure molto spesso anche litigando, per carità, noi che siamo nella famiglia del mulino bianco, però il compito di un genitore è questo, di non di dire tu devi fare questa cosa, no. I figli si prendono per mano e si introducono in questa vita difficile, perché è difficile, specialmente oggi è difficilissimo, che il mestiere del genitore è secondo me il mestiere più difficile in assoluto, e indirizzarli. Poi, come diceva il giudice Rocco Chinnici, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo, perché l'ho conosciuto quando ero ragazzina, lui aveva il figlio Giovanni che molto spesso non voleva studiare, e lui ogni tanto gli dava le sculacciate. Mio padre gli diceva: signor giudice, ma perché gli dai le sculacciate? Diceva: signor Aiello, pane e panelle fanno le figlie, diceva. E perciò ogni tanto cerchiamo di comprendere, se ogni tanto comprendiamo, ben ci sta, non è che i figli si massacrano, per carità, perché io non l'ho mai fatto, però bisogna fargli capire qual è la via giusta e qual è quella sbagliata. È difficilissimo, lo so, niente è facile, ma che gusto c'è nella vita avere tutto facile? Io non ho mai avuto nulla di facile, mi sono sempre cercata le salite più irte, come quella ultima della mia decisione politica, che è tutto non in salita, super salita, però lo faccio sempre col sorriso sulle labbra e con la serenità che mi contraddistingue, guardando negli occhi le persone senza abbassare mai lo sguardo, perché sono orgogliosa di quello che ho fatto e ci credo. La cosa più bella è che ci credo, e ci credo fino in fondo. Grazie. Allora, ha trascorso quasi 28 anni in sottocopertura. A un certo punto, quindi una vita sacrificata, perché Non poter magari fare tutto quello che si voleva fare, andare dove si voleva andare con qualche limitazione magari anche, no? A un certo punto decide di candidarsi. Come l'hanno presa i suoi familiari, ma soprattutto chi era titolato alla sua protezione? Uscire da questo anonimato che l'ha protetta e mettersi, diciamo, alla mercé del pubblico. Allora, devi sapere una cosa, che la mia decisione di riprendermi il mio nome, perché avevo un altro nome, non risale soltanto al momento in cui mi sono candidata. Erano già da anni che volevo fare questa cosa, perché avevo scoperto, cosa che non mi avevano mai detto, che chi cambia le generalità e ha quelle, cioè ti tolgono quelli di prima e ti lasciano quelle nuove, quando muori, muori con quel nome. Io non volevo morire con quel nome. E siccome mi dicevano che era impossibile tornare indietro, e io sono convinta che le cose impossibili della vita sono ben poche, quasi per niente, cioè perché se si vuole si può fare tutto, ho accettato di candidarmi principalmente per riprendermi la vita nelle mie mani. Però c'è da dire una cosa, non l'ho fatto lì per lì subito, era una cosa ghiotta. Ho fatto una riunione di famiglia, c'è chi ha votato pro, c'è chi ha votato contro, e io mi sono candidata grazie al parere di una dei miei figli, che mi ha detto: vai in giro per tutta Italia a fare antimafia, porta l'antimafia in Parlamento. E così ho fatto. Loro hanno accettato, mi sono candidata e mi sono ripresa il mio nome con molta fatica, perché dovete sapere una cosa,
che al momento in cui mi sono candidata sono stata denunciata per falso in atto pubblico, perché dicevano che Piera Aiello era morta. Allora, quando mi sono trovata davanti al magistrato in udienza, cosa ho fatto? C'era un avvocato, fra l'altro dei mafiosi, che continuava a gridarmi come se io ero Totorrina, dicendomi Piera Aiello è morta, Piera Aiello è morta. A un certo punto faccio, signor giudice, posso dire una cosa? Si gira il giudice e mi dice, prego signora Aiello. Ah, io ho detto, lei mi chiama anche signora Aiello, vuol dire che sono viva. E ho superato tutti i tre gradi di giudizio, perché alla fine l'ultimo giudizio, perché questi facevano sempre ricorso, all'ultimo gli ho detto, senta signor giudice, io non voglio più andare avanti, decidiamola qua sta cosa, o sono viva o sono morta. Gli ho detto, perché se lei mi dichiara viva, io continuo la mia vita, se lei mi dichiara morta, siccome ho un'assicurazione sulla vita, vado a riscuoterla personalmente. Il giudice si è fatto una risata, ha chiuso tutto quanto, e perché... Era dell'assurdo, non avevo chiesto io di cambiare nome, era il sistema degli anni 90, adesso chi denuncia può tenersi il suo nome, può rimanere nella località d'origine dove deve essere protetta, ci sono le leggi, applichiamole. Allora invece prendevano tutti e portavano via. Sì, ho passato 28 anni, diciamo che... sono stati 28 anni che ho scelto di vivere un po' così nell'anonimato, 28 anni per ritrovarmi, perché non è facile ritrovarsi, e sono stata accolta da una cittadina modello che è diventata la mia cittadina, non lo dico perché è meglio che non lo dico, però io ringrazio i cittadini di questo posto che per tanti anni mi sono stati vicino, dove ho trovato delle amiche del cuore, delle amiche che fin dall'inizio sapevano la mia storia, non mi hanno mai allontanata neanche per un giorno, anzi mi hanno aiutato e mi sono state vicine come le mamme. Perciò sono felice del mio percorso e guarda, senza, ripeto, false modestie, ripeterei tutto senza cambiare una virgola, perché sì, ci sono stati degli errori, le cose, ma dagli errori si impara. La vita è così. Cadi, ti rialzi, e io ho avuto delle braccia forti che mi hanno sostenuta e mi hanno fatto andare avanti senza mai perdere la fiducia nelle istituzioni a cui mi sono rivolta. Che bello, anche questo silenzio del pubblico interrotto solo dagli applausi, sono tutti attenti alle tue parole. Io volevo ritornare su Rita, perché non so se tutti sanno, Rita Atria era la cognata di Piera, che subito dopo che Piera decide di diventare testimone di giustizia, lei la segue, insomma. Aveva solo 17 anni e tu anche in qualche intervista hai dichiarato che era giovane, sia perché era piccola, ma era piccola. Era piccola sia perché era giovane, ma era anche piccola perché era piccolina, minuta, e si è suicidata. Sinceramente io ho sentito tutte le interviste dove si è suicidata, però scusami se te lo chiedo, mi è venuto il dubbio, cioè sono tutti sicuri che si sia suicidata? Cioè non c'è stato nessuno che si è posto il problema che qualcuno non l'abbia voluta più viva? Allora, ultimamente al trentennale sono nati dei dubbi, è stata intervistata pure la sorella che ha chiesto di riaprire il caso di Rita alla procura di Roma, perché Rita si è suicidata a Roma. Io ti devo essere sincera, sono andata a prendermi tutte la documentazione di Rita, diciamo che sono state fatte molte ipotesi, tipo Rita aveva casa sua, non sono state trovate tracce biologiche, si dice. Perché fino al 25 luglio
1992 abitava con me. L'appartamento che gli aveva dato lo Stato, lei ancora non lo aveva sistemato e l'aveva chiesto perché? Perché aveva un ragazzo che era imbarcato in Albania che faceva il marinaio. Quando lui sarebbe tornato avrebbero convissuto, ma siccome subito dopo la morte di Paolo Borsellino, questa cosa, perché tu calcola che Paolo Borsellino muore il 19, il 20 gli danno casa a Rita, tutto il trambusto, tutto quello che stavamo passando in quel periodo, perché per noi era morto un padre, figurati se pensavamo di andare a sistemare questo appartamento, dicevamo vabbè, tanto te l'hanno dato, poi lo andiamo a sistemare. E l'associazione che ha sollevato questo caso insieme alla sorella, che dopo 30 anni si è ricordata di avere una sorella, perché ricordiamoci che la sorella, quando Rita iniziò a testimoniare, l'ha rinnegata insieme alla madre. Dopo 30 anni spunta sta fantomatica sorella che dice che vuole riaprire il caso. Io sono d'accordo, però ci sono determinate cose che loro hanno, pensano che di aver scoperto, che in realtà hanno delle risposte, e le uniche risposte che si possono avere sul caso Rita Atria le posso dare io, che ci ho vissuto fino al giorno prima che lei morisse. Lei stava con me, perciò non mi possono venire a dire non sono state fatte cose perché non c'erano tracce biologiche. Ma come fai a trovare tracce biologiche in una parte dove tu non ci sei? Come fai a dire che c'era un orologio sul frigorifero e non si sa di chi è quell'orologio, quando che io so chi è il proprietario di quell'orologio? Io ho chiesto alla Procura di Roma di essere udita come persona informata sui fatti. A me non mi hanno mai sentito. Dopodiché pretendo che fanno tutte le verifiche, perché questa storia del suicidio-omicidio la dobbiamo chiudere. 30 anni già sono troppi. Io sono convinta che Rita si è suicidata, perché io ci sono stata, sono andata a vederla all'obitorio, sono quella che gli ha comprato gli vestiti e le cose, perché le lascia un testamento scritto sul diario, perché io avevo regalato un diario a Rita come facevo io, e Rita ha lasciato pure la sua. Sì, ce l'ho io il diario, ce l'abbiamo noi, dove diceva che voleva la giacca, il pantalone, la camicia, il papillon, e io gli ho comprato tutto io, addirittura gli ho comprato una spazzola per i capelli, perché lei amava spazzolarsi i capelli, e io l'ho fatta mettere dentro la bara. Io sono stata lì, perciò chi adesso millanta e dice non c'era, a meno che non ha una palla di vetro. Ma io insisto che voglio che la procura finalmente si pronunci e che questa cosa in un modo o in un altro... deve finire, perché io sono... Lei diceva di avere 3 stelle, il padre, il fratello, perché diceva io lo so che mio padre è un mafioso, lo so che mio fratello è un delinquente, però sono mio padre e mio fratello. E poi lei aveva trovato un'altra stella che era Paolo Borsellino, e mi disse subito dopo la morte di Borsellino: non capisco come mai le persone che io amo, che stiano dalla parte buona che dalla parte sbagliata, devono essere uccise. Lei mi raccontò come voleva il funerale, che poi l'ho trovato scritto. Non voleva la madre, voleva i carabinieri che l'avevano aiutata. Lei scrive tutto e io ho secondato tutto quello che c'è scritto. Fra l'altro lei scrive: andate fra i ragazzi e dite che fuori c'è un mondo di cose belle e di cose vere. Io ho fatto mia quella frase: Rita cammina con le mie gambe da 31 anni e sto andando fra i ragazzi a raccontare di Rita. Grazie. Ci stiamo avviando alla conclusione. Se qualcuno ha qualche domanda, qualche riflessione da fare, naturalmente nei tempi stretti, brevi. Io faccio un'ultima domanda
alla nostra graditissima ospite, che è così serena e così pacata nel raccontare questa sua storia, che sicuramente è fatta anche di difficoltà, ma lo Stato, come è percepito lo Stato? Cioè, si è comportato sempre come si doveva comportare o effettivamente riesce a colmare i vuoti, cioè, o effettivamente la criminalità spesso riesce a colmare i vuoti dello Stato? Allora, io dico sempre che parlare di Stato non va bene. Ci sono servi infedeli dello Stato che non fanno il loro dovere e non proteggono questa popolazione protetta. Perché dovete sapere una cosa, fra testimoni e collaboratori ci sono più di 6.000 persone in protezione, fra cui 400 minori, a cui viene negato il diritto allo studio, il diritto alla salute, non si possono iscrivere a una palestra, cioè hanno la vita non vita. E io ho depositato delle leggi perché questo non succeda. Purtroppo devo dire che la rete non ha proposto da chi sia, perché evidentemente Draghi e Conte dicevano che la mafia non esiste, evidentemente loro non hanno mai toccato sulla bancaria. Sono state depositate, non sono state prese in considerazione e proprio per questo vorrei continuare a lavorare, però anche se non entrerò a lavorare più in Parlamento, dovete sapere questa cosa, che negli anni prima non c'erano le leggi sui testimoni, parliamo della legge del 2001, parliamo poi della legge 2015 sul lavoro per i testimoni di giustizia. Quelle leggi le abbiamo fatte, quattro testimoni di giustizia, che non eravamo in Parlamento, e abbiamo avuto le leggi votate all'unanimità dalla destra e dalla sinistra. Questo a farvi capire che non c'è neanche bisogno di stare in Parlamento, ci vuole la volontà del Parlamento e ci vogliono le persone che capiscano l'importanza di quelle leggi, e noi abbiamo avuto allora, e spero di averla ancora sta fortuna, di trovare d'accordo destra e sinistra, perché l'antimafia non ha un colore politico, l'antimafia è di tutti, perché può toccare i nostri figli, i nostri nipoti, le nostre famiglie. L'antimafia si fa pure semplicemente non girandosi dall'altra parte, c'è tanta gente che ha bisogno anche di una semplice parola di conforto, e noi questa cosa la dobbiamo fare, prendere per mano chi ha bisogno e di aiutarlo nella vita quotidiana. Non c'è bisogno di denunciare i grandi boss, no, anche le amministrazioni devono essere vicine ai cittadini che hanno bisogno. Lo so, è difficile perché non ci sono fondi, non ci sono soldi, sempre quella è la musica, però i cittadini non vi devono sentire lontani. Ma sapete, io fino a pomeriggio ho parlato al telefono con dei ragazzi delle scuole, perché gli basta semplicemente che mi faccia una chiacchierata. È pesante per me, perché ormai il bacino di persone che mi chiamano, siamo diventati all'inverosimile, non è il tempo più di stare con la mia famiglia. Però ricordatevi, lo dico pure a lei signor Sindaco, una semplice parola, una semplice carezza, un semplice dire andiamoci a prendere un caffè con l'ultimo del paese che non ha nulla, che non ha manco gli occhi per piangere, è importante, perché questa persona non deve andare a delinquere, questa persona gli dobbiamo stare vicino. E cercare altri per stare vicino. Legalitria può fare questa cosa, la state facendo. Non è solo stare insieme stasera, è il dopo di stasera, e se avete bisogno io nel mio piccolo ci sarò ovunque e comunque, anche per una semplice chiacchierata ci sarò sempre. Grazie. Io volevo farti solo un'ultima domanda, chiederti, ma tu come ti immagini nel futuro? Nel senso, la scorta
sta finendo? Cioè, ti immagini una donna libera? O la scorta l'avrai per sempre? Cioè, bisogna arrestare un certo Matteo Messina Denaro o in generale? Cioè, ascolta, la mafia non è solo Matteo Messina Denaro. Ne hanno fatto un mito, c'è cioè Matteo Messina Denaro, non diciamo di no. Ma ho trovato più mafia in Parlamento che in Sicilia. Non si fanno gli accordi su determinate situazioni, su determinate cose. Non ci può essere un accordo, o in bianco o in nero. No, noi cittadini italiani, quando andiamo a votare perché quella persona, se io voto te, tu mi devi rappresentare in Parlamento. Tu non devi andare a fare la cheese leader o devi andare a fare il Mamma Santissima. Tu non devi finanziare soldi dove ci sono soldi, ma devi finanziare soldi dove non ce ne stanno. La cosa più grave che io ho potuto assistere, ve la voglio condividere con voi, che ne sono rimasta scioccata. Io non avevo mai assistito a una legge di bilancio. Io non ne capisco niente di queste cose di bilancio, però ho voluto assistere pure per saperne parlare. E lì c'è la scanna delle vacche magre. Praticamente i partiti si suddividono i soldi. Allora, che ti posso dire? Forza Italia ha 3 milioni di euro, quello ne tiene altri 5 milioni, chi non ne tiene 10 milioni. E questi soldi i partiti decidono come investirli. Ora, nel 2019, pandemia, gli imprenditori stavano chiudendo perché non hanno più potuto lavorare. Lo Stato, a posto di aiutare gli imprenditori per evitare che poi l'imprenditore, quando si trova in difficoltà, deve andare a chiedere soldi agli usurai, a posto di finanziare gli imprenditori, gli ha dato 600 euro al mese, vergognoso, però investe 1 milione di euro per ristrutturare un presepe antico. Ora, scusatemi, io sono cattolica. Ci credo nel presepe, ma se il presepe per 300 anni ha aspettato, non poteva aspettare altri 12 anni questo presepe e questi milioni di euro li davano agli imprenditori che hanno problemi? Ma io ti faccio un esempio, ma come questo ci sono tante cose di soldi buttati, sprecati, che potevano andare alle famiglie che non potevano andare a fare la spesa, potevano andare ai ragazzi che non potevano andare a studiare, chi non si poteva permettere il computer per collegarsi online, per seguire le lezioni. Quello era il momento per aiutare il popolo italiano. Scusatemi, ma sto presepe poteva aspettare pure altri 4 anni. 1 milione di euro per un presepe in piena pandemia. E poi quando io mi sono messa a gridare in aula mi hanno preso per pazza, mi hanno detto che sono una eretica, non credo nel presepe. Ma non è che non credo, io sono cattolicissima, ma scusatemi, ma se io devo preferire aggiustare un presepe o far vivere la tua azienda, faccia vivere la tua azienda. Diciamo che è una logica a cui dovrebbero arrivarci tutti. È una logica, o aiutare i comuni. Per dividere, se c'è gente che non poteva andare a lavorare, per fargli la spesa, per farli campare, per ne fare morire. Questa è la politica sbagliata. E fino a quando noi non cambieremo la legge elettorale, che si possa votare alla persona che tu hai fiducia, noi avremo sempre gli stessi camaleonti là. Piera, ma noi ti potremo votare. Voi avrete sempre la gente che per 30 anni sta in Parlamento, la madre le ha partorite, se le ha dimenticate là, tipo Lupi, tipo Salvini, tipo Tabacci, 82 anni e 40 anni che sta là, se le deve andare a casa questa gente. Ci sono i giovani che studiano, sono bravissimi, che possono portare tanto in Parlamento e vengono messi fuori, non vengono manco candidati. L'avete visto quello che sta succedendo ora, che quello si candida, quello si unisce, quello si divide, quello dice sì, ma mica lo fanno per il popolo italiano, lo fanno per le proprie tasche. Questo
E io questa cosa non la finirò mai di dire. Lo so che divento impopolare, ma non me ne frega niente. Grazie. Ecco, c'è la prima domanda. La domanda è questa. È diventato più difficile oggi scoprire la mafia, no? Perché la mafia adesso è entrata nelle istituzioni e abbiamo toccato di sfuggire questa cosa, no? Prima sparavano ai magistrati, sparavano ai politici, quei pochi politici che si opponevano, e andavano sulle televisioni nazionali, andavano sui giornali nazionali, e un po' si creava contro la mafia anche un'opinione di popolo. Adesso non sentiamo più una notizia di mafia in televisione, qualcuno un poco meno attento, no? Potrebbe anche pensare che la mafia non c'è più. Invece essere entrata nelle istituzioni, essere entrata nei mercati degli appalti direttamente, perché hanno anche fatto crescere i figli. Prima erano i capi mafia, erano quelli con la lupara, no? Col baffone. Adesso hanno fatto crescere questi figli. Come si fa, ecco, a scovare oggi questa mafia che fa affari forse 50 volte dal punto di vista economico rispetto a quella che era la mafia degli anni 80-90? Ma prima la mafia, diciamo, era Coppola e Lupara, in Sicilia li chiamavamo i piedi incretati, i piedi pieni di creta, perché stavano nei terreni tipo Riina e compagnie briscole. Adesso purtroppo abbiamo chi gioca in borsa, abbiamo avvocati, notai, abbiamo gente, perché la mafia, diversamente dallo Stato, la mafia corre a 100 all'ora e lo Stato invece va a marcia indietro. Noi arriviamo sempre dopo, perché noi amiamo riparare i danni. E a tal proposito voglio fare un esempio. Quando io iniziai a denunciare, negli anni 90, si iniziava a parlare della mafia del nord. Mi chiama un'amica mia dell'Emilia Romagna e mi dice: ma lascia perdere, vieni dell'Emilia Romagna, che qui mafia non è sta. Lì c'è il processo Emilia, che da 30 anni che ci sono gli in tutta l'Emilia Romagna, a Milano, ma sono anche ormai all'estero, perché con la legge dei beni confiscati non gli conviene neanche più investire qua, vanno a investire all'estero, che non gli tolgono nulla. Io sono stata con la Commissione parlamentare antimafia a Washington e a New York, dove noi abbiamo parlato con l'FBI e ci siamo fatti dire un attimino pure nella zona americana come erano combinati. Allora, in Canada hanno istituito una legge perché per rimpopolamento dei territori, perché il Canada era ed è una zona grandissima e c'era poca gente. Chi voleva andare là faceva 2 anni, gli davano la possibilità di imparare la lingua, un lavoro, una casa, per inserirsi e rimpopolare la zona. I primi che sono arrivati sono stati gli andranghetisti con le valigette piene di soldi. Questo detto dall'FBI, non lo dice Piraiello. E allora, se l'indranghetista, che sono quelli più venali, perché sono quelli che fanno muovere più soldi, quelli hanno scavalcato lungamente la mafia, sentono l'esigenza di andare ad investire pure in Canada, dove prima non c'erano stati, qualche domanda ce la dobbiamo porre, perché questi non sono più quelli pedi incretate, questi camminano adesso con la giacca elegante e il PC sotto le ascelle, dove fanno le transazioni nelle isole Cayman, dove investiscono in Canada, dove investiscono in Australia. Questo è. Falcone lo diceva: segui i soldi e troverai la mafia. Però evidentemente a qualcuno non conviene fare questo, perché diciamocelo, qualche politico, qualche voto di scambio politico mafioso lo fa.
Io sono stata relatrice nel 416 ter, dove abbiamo alzato la soglia della punizione per quanto riguarda lo scambio di voto politico mafioso. Io quando vado a fare campagna elettorale non ho mai promesso niente a nessuno. Io l'unica cosa che posso promettere al mio elettore, lo sa cos'è? Di tenere gli occhi aperti per quanto riguarda il loro benessere e di essere trasparente e nella massima legalità. Io non posso promettere altro, perché io non posso dirti altro, preoccupare, ti faccio la strada sotto casa, ti metto lampione. Questa è vecchia politica becera. Questa è vecchia politica becera, che non esiste. Non esiste, in piena pandemia si sono aumentati gli stipendi ai prefetti. Quello che un prefetto sinceramente di fame non ci muore, però muore di fame chi ha 1.000 euro e poi si lamentano del reddito di cittadinanza. Io non sono neanche tanto d'accordo, si deve aggiustare, ma possiamo fare morire le persone che non hanno niente? Cioè, le dobbiamo aiutare queste persone? Troviamolo un sistema, o gli troviamo veramente un lavoro, o gli troviamo qualcosa da fare, perché io non penso che una persona non voglia la dignità di avere un lavoro e di dire questo me lo sono comprato col sudore della mia fronte. Io non lo penso, ce ne saranno pure, come dite qua, cazzacarne. C'è gente che vuole andare a lavorare con la pagnotta. Prego, c'è un altro intervento. Non l'ho criticato il reddito di cittadinanza. Buonasera. Ho avuto la fortuna di conoscere Piera prima dell'entrata in Parlamento, quando lavorava in un'attività, sono stato contento perché in un passato antico, e mi rivolgo a Tonio, era ad appannaggio del PD avere i testimoni di giustizia, fare l'antimafia, avere magistrati in lista. E c'era la gara da parte della sinistra per avere queste persone all'interno delle proprie liste e dare vita a un sentimento, no? Ad una iniziativa collettiva nei confronti della mafiosità. Prima Piera diceva una cosa: si fa la campagna elettorale, io non posso promettere niente. Però in realtà noi viviamo, e io l'ho vissuta e la vivo come l'hai vissuta tu, che hai fatto il vice sindaco in questo paese, vivi tutti i giorni, il mantenimento di alcune promesse, che sono le promesse elettorali. Perché? Perché nelle elezioni di prossimità questo rapporto, questa mafiosità è una componente non essenziale, è fondamentale. Quindi che cosa succede? Che viene meno il voto d'opinione, quel voto d'opinione apre la strada e lo spazio alla mafiosità. E quindi si diventa potenti perché si possono mantenere determinate promesse, si diventa potenti perché alcune cose si riescono a fare e quella potenza, quella forza attribuisce a delle persone delle qualità che in realtà sono delle qualità che non posseggono perché fonte di una professionalità, ma fonte di un potere, e quindi l'utilizzo del potere per il controllo dei cittadini e della loro opinione. Ora noi quello che dobbiamo scardinare, ed è il motivo per il quale io per esempio mi impegno in politica, è proprio questo meccanismo. Cioè la gente deve avere la possibilità, e lì viene meno la mafiosità, di votare liberamente, di avere la possibilità di dire: ok, io oggi voto Tonio, voto Antonio, voto Nicola, voto Giovanni, perché? Perché stanno e hanno un programma, hanno delle idee, hanno una loro vita e un'esperienza specchiata. E quello che manca è proprio lì, cioè oggi viviamo, lei parlava di antimafia, ma l'antimafia parte per esempio da una legge sul conflitto di interessi, che è la base, è a fondamento di tutto. Perché? Perché se io svolgo una professione, questa professione mi porta ad avere migliaia di clienti, io quando ricoprirò un determinato ruolo mi troverò in grossa difficoltà. Perché? Perché dovrò accontentare Tizio, Caio, Semproni, e lì viene meno l'interesse generale. Quindi la domanda a Piero:
L'impegno politico è vero, si fa fuori dal Parlamento. Noi abbiamo iniziato tutti fuori dal Parlamento. Il tuo impegno nell'antimafia è fuori dal Parlamento. Però stare nel Parlamento e stare in quelle stanze significa avere la possibilità di avere una spalla. Io spero che tu possa farcela. Lo spero. Perché? Perché all'interno delle istituzioni, lo sai meglio di me, all'interno di quelle istituzioni già andare a girare una pagina significa scoprire un comma che fuori da quelle istituzioni non riesci a scoprire. E quindi io ti auguro di farcela, di riuscire ad affrontare questo e di poter parlare di antimafia in tutti i paesi con Legalitria, con questa magnifica esperienza che stiamo vivendo tutti, e di farlo al meglio. Grazie. Io voglio aggiungere solo una cosa, è che è vero, tu hai detto, io ho detto non prometto niente, io preferirei che tutti i partiti politici, nessuno escluso, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, tutto quello che vogliamo, che a posto di fare 20 pagine di programma che poi alla fine non faranno niente, tre punti fondamentali dovrebbero essere. L'Italia ha bisogno di tre punti fondamentali: legalità, lavoro, che è la seconda. La terza è chiarezza, trasparenza. Quello che non c'è né in Parlamento in nessun modo è quello che purtroppo io ho trovato. È la cosa che mi ferisce di più, e ti devo essere sincera, che si parla tanto di meriti. Quando i meriti te li vogliono riconoscere prima che entri in Parlamento. Una volta che ti hanno inserito in Parlamento, dei tuoi meriti se ne fregano e va avanti solo chi è ipocrita e chi in realtà non lavora. Chi lavora viene sempre messo da parte, viene boicottato, così come è successo a me, ma con tanti altri miei colleghi bravissimi, bravissimi, che in questo momento si sono messi, hanno chiesto la candidatura pure nel movimento, e che sono sicura che non verranno mai eletti. Perché? Perché la cosa che stiamo assistendo da un periodo a questa parte è che va avanti l'ipocrisia istituzionale, perché si fanno abbindolare di stupidaggini, di cose che dicono in televisione che poi non porteranno mai a compimento. Le leggi antimafia, è vero, erano attribuite alla sinistra. Ma ahimè, io devo dire un'altra cosa, che gli anni che furono, le leggi importanti antimafia in Sicilia le ha fatte la destra, non le ha fatte la sinistra si è solo riempita della bocca. Allora, io adesso ti dico una cosa, non c'è più l'ideologia politica, l'ho constatato da 5 anni a questa parte, e non mi venissero a dire chiacchiere. Non c'è più un'ideologia politica, tant'è vero che io poco fa gli ho detto a Antonio, dobbiamo fare la scuola di politica ai ragazzi. Molti ragazzi, se tu gli vai a chiedere chi è il Presidente del Consiglio, cos'è un emendamento, cos'è qualsiasi cosa, non lo sanno. E loro sono il nostro futuro, il nostro presente, e noi continuiamo a dare il voto a sti camaleonti. È lì che dobbiamo puntare il dito, e di dire basta, andatevene a casa, cambiamo sta legge elettorale, i ragazzi devono andare avanti. Io sono stanca di andare gridando queste cose in Parlamento e essere messa da parte. Io non ci voglio manco stare in Parlamento, io l'antimafia la faccio meglio fuori. Io che ti sembra una cavolata, io sto facendo questo percorso, ci credo, perché ci sono delle cose importanti che voglio fare, ma se dall'indomani io non arrivo più in Parlamento, intanto mi vado a fare una vacanza con mio marito perché sono stanca, dopodiché mi rimetto a lavorare con più lena anche fuori dal Parlamento. Ma talmente devo gridare fuori dal Parlamento che mi devono ascoltare, prima o poi mi devono ascoltare, perché io non sto facendo delle cose per me. E sto facendo per noi, per i nostri figli, per il nostro futuro. E la legalità, che sembra una cavolata, entra in tutto. Per quanto riguarda la spazzatura, per quanto riguarda l'acqua pubblica che non viene fatta, ma per tantissime cose. Dove ti giri, ci sono soldi, c'è la criminalità organizzata. Chiama la mafia, chiama la camorra, chiama la 'ndrangheta, chiama la quarta mafia, chiamala come vuoi.
ma dove ci sono i piccioli ci sono i criminali, e noi dobbiamo fare in modo che i criminali le mani impastano, gliele dobbiamo far mettere, perché con sto PNRR si stanno già leccando i baffi. Prego Sandra. Grazie Fabio. Buonasera. Io invece vorrei chiederle una cosa alla luce delle motivazioni della sentenza sulla trattativa Stato-mafia che sono state depositate qualche giorno fa. Allora, una sentenza le cui motivazioni sono vergognose, per quanto mi riguarda sono molto vergognose. Ora, alla luce di queste motivazioni che assolvono uno Stato, vertici di alcune istituzioni come quelle dei ROS che hanno effettivamente trattato con la mafia, no? E che vedono vanificare il coraggio di Luigi Lardo che si infiltra nella masseria, nel covo di Provenzano e porta per due volte i carabinieri ad arrestarlo. Conosco questa storia perché con Luana siamo amiche. Ecco, allora io dico, come può un testimone di giustizia o un collaboratore come Luigi Lardo, che poi è stato venduto dallo Stato alla mafia, no? Come può oggi credere nello Stato, nelle istituzioni che assolve appunto se stesso, le istituzioni stesse, e condanna soltanto i mafiosi, come abbiamo visto nell'altro. Quindi come può un testimone di giustizia o un collaboratore di giustizia denunciare quando uno Stato non lo prende proprio in considerazione, anzi lo consegna alla stessa mafia? Io le rispondo con una semplice battuta, perché qui si aprirebbe veramente una voragine e possiamo parlare di questo argomento per giorni e giorni, perché sono amica di Luana, abbiamo fatto pure dei convegni insieme, abbiamo udito in commissione parlamentare antimafia, sappiamo la storia di Luigi Lardo. Non esiste nell'ordinamento nostro delle leggi una legge dove si possa parlare della trattativa. Non esiste una legge, non c'è un articolo di legge che condanni chi fa le trattative, specialmente organi dello Stato, perché prima era lecito che un rappresentante dello Stato facesse le trattative, la famosa trattativa per il discorso di non per tutte le stragi e le cose che sono successe. Luigi Lardo è stato venduto, ma Luigi Lardo è la punta dell'iceberg. Attualmente ci sono, come ho detto, tantissimi collaboratori che li stanno portando alla fame e gli stanno dicendo di ritornare a delinquere, perché c'è uno Stato, c'è un sistema di protezione che non funziona, è fallito. C'è un anti-racket che è fallito perché non protegge le aziende che denunciano. Questo è sinonimo che questo Stato non vuole più persone che denunciano, lo dobbiamo dire, non ci dobbiamo mordere la lingua. Io su questo ho fatto le leggi, per questo le mie leggi sono state insabbiate, diciamocelo. Fino a quando non ci sarà una rivoluzione di tutti noi, di dire basta, perché questo lo vuole la politica. Questa cosa la vuole la politica. Non è che allora Rina, senza l'appoggio politico o gli altri, non sarebbe andato da nessuna parte. Loro erano il braccio armato. Tutto quello che è successo a Falcone e Borsellino l'ha voluto lo Stato. Anzi, no, diciamo una cosa, li hanno voluti servi infedeli dello Stato, perché lo Stato siamo noi e noi questo non l'avremmo mai voluto. L'hanno voluto servi infedeli dello Stato, chiamiamoli con il loro nome. E io ne conosco diversi che servono infedeli dello Stato, che in questo momento stanno massacrando uomini, donne e bambini. La cosa più vergognosa è che se la prendono con i bambini. Per ora c'è una famiglia di collaboratori di giustizia dove ci sono due bambini, di cui una bambina ha la 104, non gli è stato permesso un giorno di andare in piscina quest'estate, sono rimasti in un appartamento chiusi. Questo la chiamiamo democrazia. Questo invece è
peggio di quelli che vengono condannati e chiusi per tutta la vita. I bambini non ne hanno colpa. Io sto cercando di difenderli, questi bambini, e perché sto cercando di difendere questi bambini sono stata messa all'angolo, ma io all'angolo non ci sto. Allora, c'era un altro intervento, ho alzato la mano da prima e poi chiudiamo. Ho fatto bene a dire che volevo chiudere. Buonasera a tutti, mi sembrava un po' doveroso da parte mia dare anche testimonianza. È la seconda o la terza volta che vengo in quest'aula. La prima volta sono venuto a parlare di gioco d'azzardo. Vi ricordo che Locorotondo ancora spende tantissimo in azzardo, parliamo di milioni di euro, quindi sarebbe il caso di dare una stretta finalmente su questa questione, perché diventa anche un po' antistorica oramai, diciamo, no? Abbiamo capito che con l'azzardo non si mangia e né si vince. Detto questo, quando ho conosciuto Salvatore Borsellino per merito suo, Salvatore mi disse, dice, che la madre diceva ai propri figli, non comprava i giocattoli, comprava i libri ai figli. L'estate, anziché farli giocare con i giocattoli di tutti, la mamma gli regalava un libro e poi un altro libro e poi un altro libro. Salvatore e Paolo Borsellino sono diventati quello che sono diventati, e con lo stesso metodo Pieraiello un anno e mezzo fa si è laureata. Per cui è questa, secondo me, la vittoria principale contro la mafia, contro l'ingiustizia in generale, perché poi la mafia è un'espressione della più grande, del più grande significato dell'ingiustizia. Se leggerete, come spero vogliate fare, le relazioni che la Commissione parlamentare antimafia si appresta ad approvare, capirete l'intervento di Pieraiello di questa sera, perché se ci sarà una parola scritta sul caso di Attilio Manca, mi emoziona pure parlarne, perché era un figlio di persone normali che si è laureato in medicina ed è morto per quelle circostanze. Se leggerete le motivazioni del perché il caso di Marco Pantani è stato riaperto, ad esempio, che ho seguito personalmente. Se leggerete le questioni che attengono all'altro caso che ho seguito personalmente del sindaco Vassallo, finalmente dopo 12 anni la procura di Salerno si è decisa a concludere le indagini e rinviare a giudizio quelle persone a cui Piera faceva riferimento, i servitori infedeli dello Stato. Sappiate, e lo dico da tecnico, non da politico, con Leonardo a Bari ci siamo ritrovati a parlare di antiusura, perché per tanti anni ho affiancato le fondazioni antiusura, se leggerete queste cose, che magari voi date per scontato, ma che di scontato vi posso garantire che non c'è nulla, perché mettersi contro un dei carabinieri è da fare mai, è grande ed è merito di persone come Pieraiello, di non tanto della persona in quanto tale, ma di quei valori che ha tentato questa sera di comunicarci. E non sono valori che devono riguardare soltanto Pieraiello. Nel nostro piccolo, quando io mi laureai, mio padre mi disse, perché mio padre, sono originario di Rocca Imperiale, sono venuto da Rocca Imperiale per incontrare solo questa bella comunità, ma anche Piera. Quando mi laureai, il più bel regalo che mi fece, mi disse, aveva un'azienda agricola e io la porto avanti, coltivo, oltre a fare l'avvocato a Bari, mi piace perché coltivo i limoni, io passo il mio tempo, anziché al mare la mattina, nei limoneti, perché è lì che incontro mio padre, che rincontro mio padre. Mi disse: Attilio, quando ti farai pagare, guarda le mani delle persone, se sono piene di calle, dacci piano. Allora, questi sono i valori che si tramandano di persona in persona. E a me Piera sta particolarmente simpatica, perché questi valori
ci hanno fatto ritrovare nei corridoi dell'antimafia e senza conoscerci lei mi disse un giorno: tu sei il mio consulente antiusura e antiracket. Lo disse con accento siciliano, mi impaurì anche un po', perché dice l'aggravante che lo dice una donna, e quando una donna ti dà una sentenza, siciliana ti dà una sentenza, è finita. Per cui Piera, grazie per avermi onorato della tua amicizia e grazie anche alla comunità che finalmente ho saputo, perché lei non dice mai le cose sue, mai, mai. Per la comunità che l'ha adottata, e questo secondo me è l'ulteriore testimonianza di quanto bello sia anche questo posto. Grazie. Allora, è finito. Allora, come tutti i testimoni di legalità che Legalitria ospita, riserviamo un attestato di adesione di cui ci onoriamo. E prego qui. È infatti il presidente. La di vedere per la consegna insieme a Leo Palmisano. Allora, consegniamo l'attestato. Allora, dopo Luca Tescaroli, tu sei il secondo socio onorario che entra in Legalitria, per cui sarai un punto di riferimento organico. Grazie. Ok? Allora, per l'impegno costante, il coraggio, la competenza e l'integrità morale dimostrato nella lotta alla mafia, il Consiglio di amministrazione dell'APS Legalitria conferisce all'onorevole Piera Aiello il titolo di socio onorario. Se mi date la possibilità, me la dai la possibilità al di là di questo, volevo un po' farvi conoscere in poche battute chi era Rita Atria, la cognata di Piero Aiello. Io ho qui delle note pubblicate dal sito Colluzzi su Facebook e le ho condivise. Queste sono sue parole: nel cielo ci sono milioni di stelle, in ognuna c'è un piccolo segreto, ognuna ha un lungo viaggio da compiere e una di esse, la più piccola, la più lucente, la più lontana, sta compiendo per me il più lento e il più lungo dei viaggi per arrivare in un luogo chiamato infinito. Proprio lì, nell'infinito, un giorno potrò abbracciare le mie stelle, quelle stelle che avranno il potere di illuminare l'immensità del cielo e che nessuno potrà più spegnere mai. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Prima di combattere la mafia, e qui richiamo la coscienza critica di ciascuno di noi, prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. Bisogna rendere coscienti i ragazzi che vivono nella mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di quella persona o perché hai pagato per farti quel favore. Forse un mondo onesto non ci sarà mai, ma se ognuno di noi prova a cambiare ce la faremo. Rita Atria. Allora, chiudiamo con un ricordo filmato della persona che insieme a Falcone, ma tanti altri magistrati e tante altre persone che sono rimaste in silenzio perché non hanno avuto qualcuno che gli ha raccontato, hanno consentito insomma di parlarne, di essere liberi di dire mafia.
debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo celosamente, continuando l'opera, ci chiudendo di terra dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarre, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più avanti da sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi, e con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice, significava qualcosa di più. Soprattutto nel nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Grazie a tutti della vostra presenza, grazie ancora a Piera per averci onorato con le sue parole, con il suo impegno. Grazie a Miriam Pallisano. Grazie ad Antonio Lagirolamo e Locorotondo ti abbraccio. Grazie. Grazie a tutti.